Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi un po' della situazione attuale che stiamo vivendo. Io credo che purtroppo in Italia vivremo due momenti per due tipologie differenti di persone. La prima è chi si vedrà togliere la propria forza economica, quindi il proprio patrimonio, perché questo è quello che sta accadendo, perché e poi la seconda è quella di persone che invece coglieranno l'occasione. Ora, partiamo dalla prima, cioè da chi purtroppo affronta questo periodo in maniera più drammatica. Chiaramente è la maggior parte delle persone. Provate a pensare a quegli imprenditori che in questo momento non hanno ancora ottenuto degli aiuti statali, per esempio, e stanno affrontando quelle che sono le perdite, quindi gli incassi mancati. E soprattutto stanno perdendo altri soldi perché hanno dei costi fissi, hanno dei fitti da pagare, hanno delle rate del mutuo che non sono stati mai bloccati, hanno delle bollette, le tasse, gli anticipi delle tasse per l'anno prossimo. E queste persone, questi imprenditori, poi devono anche mettersi in regola per affrontare al meglio quello che può essere il virus. Quindi, che cosa succede? Devono sanificare le proprie attività, sanificare le proprie aziende, prendere le precauzioni ad esempio con i plexiglass e con altre misure che effettivamente hanno dei costi esortanti, soprattutto se calcoliamo che in questo momento molti imprenditori, la maggior parte, non stanno ovviamente guadagnando, tranne qualche azienda che ha sempre continuato a lavorare, però la maggior parte non stanno guadagnando, anzi hanno perso un sacco di soldi. E che cosa succede? Succede che molti di loro chiederanno poi un prestito, questi famosi prestiti che sono stati promessi dal governo che dovranno poi essere elargiti dalle banche. Io non sono d'accordo sul discorso dei prestiti perché a un imprenditore tu dovresti aiutarlo a fondo perduto, soprattutto se la causa non è stata la sua. Quindi, cosa succede? Che quando questi prestiti saranno elargiti, se saranno elargiti, un imprenditore tecnicamente si indebiterà di più perché a fronte di un prestito di 25.000 euro, facciamo esempio, ci saranno poi degli interessi che dovrà pagare. Quegli interessi sostanzialmente sono altro debito, oltre al debito accumulato da tutto quello che vi ho detto fino ad ora, in questi mesi, per il quale ci sono stati mancati incassi, spese che comunque c'erano, tasse, eccetera, eccetera. Questo porterà la maggior parte di loro a indebitarsi e quindi molti di loro non potranno più affrontare quelli che sono questi debiti. E entro la fine dell'anno molti di loro si suppone, e io suppongo che chiuderanno purtroppo i battenti. La cosa che mi fa un po' pensare è che molti di loro avranno ovviamente dato delle garanzie per avere questi prestiti. E quando tu dai delle garanzie, se non oneri quello che è stato un prestito, cosa succede? Che toglieranno poi il patrimonio che probabilmente hanno dovuto sudare per potersi creare, quindi delle case, degli altri immobili, pignoramento di conti correnti. Insomma, questa è la situazione che ci sarà. E quello che accadrà è che molti italiani perderanno la propria forza economica derivata proprio dal patrimonio immobiliare che verrà tolto da sotto i piedi in maniera molto semplice per chi gestisce i grandi capitali, per chi comanda, diciamo, il mondo. Dall'altra parte però ci saranno un sacco di occasioni, un sacco di occasioni non per speculare sulla disgrazia di queste persone, ma un sacco di occasioni anche per queste persone, perché queste persone avranno la possibilità di poter cancellare la propria massa debitoria qualora non riescano più a pagare i debiti, prima che venga tolto tutto il patrimonio. Dall'altra parte c'è anche, in maniera parallela, ci sono anche dei professionisti che ad esempio studiano con noi, che imparano come aiutare queste persone. Quindi aiutano persone a comprare degli immobili a sconto e aiutano delle persone in difficoltà a cancellare la propria massa debitoria. Quindi se un imprenditore ha accumulato 80.000 euro di debiti, chiede altri 20.000 euro di prestito a una banca,
arriva a 100-110 mila euro in totale e non riesce più a pagare tutta questa massa debitoria, ma ne paga solamente un 10%, quindi facciamo ipotesi, ne rimangono altri 95-100 mila euro. Quello che succede è che questi 95-100 mila euro poi in qualche modo dovranno essere recuperati dai creditori, o attraverso il pignoramento di immobili, di proprietà, oppure la situazione può essere sanata se ci contattate e vi aiutiamo a cancellare questi debiti perché facciamo noi la transazione direttamente con i creditori, soldi alla mano. Ok? Quindi questa è la situazione che purtroppo molte persone vivranno nei prossimi mesi. A fronte di questo saranno ovviamente, io credo, spazzati via la maggior parte di lavori che ormai erano già obsoleti, quindi molta gente perderà il posto di lavoro, saranno sostituiti dalle macchine, però in quell'ambito lì. Ricordatevi però che le macchine danno anche posti di lavoro, perché se vi focalizzate su come migliorare il rendimento di quelle macchine, su come poter fare manutenzione su quella tipologia di macchine, io intendo anche software gestionali, quindi tutto quello che ha a che fare con il mondo della robotica, beh, lì si creano posti di lavoro perché ci sarà sempre spazio all'essere umano, così come ci sarà spazio sempre alla tecnologia. Quindi il mio consiglio è quello di imparare a gestire il rischio proveniente dai debiti e soprattutto prendere di petto quelli che sono i debiti senza aspettare che sia troppo tardi. Quindi se oggi già non pagate le prime tre rate del mutuo, accade che già può scattare la richiesta del pignoramento. Quindi evitate questo, più che altro rivolgetevi quanto prima a chi vi può aiutare, ad esempio a noi. Qui sotto trovate dei link per potervi chiedere un supporto in questo senso e cercheremo di capire se possiamo aiutarvi e in che modo soprattutto. D'altra parte, ovviamente, nasce anche un'opportunità professionale che in questo momento prende e aiuta anche i nostri clienti, aiuta i nostri studenti, dove gli insegniamo a crearsi una professione molto redditizia, una professione molto remunerativa. Ovviamente, seguendo sempre quello che è l'etica di aste giudiziarie stratici, che è quello proprio di aiutare le persone in maniera etica, in maniera professionale. Se volete imparare a crearvi una professione, qui sotto trovate un link per la waiting list al corso gratuito Aste per Business, che ripartirà ogni 3-4 mesi. Verrà aperta la porta che vi permette di poter iniziare a imparare in maniera gratuita questa professione, per questo mercato. E nel frattempo, se avete invece difficoltà, voi in prima persona conoscete qualcuno che ha difficoltà con le rate del mutuo e non riesce più a supportare, anzi a sopportare il peso di questo debito, qui sotto trovate un link per la soluzione ai debiti che vi permette di ricevere una consulenza gratuita telefonica come primo approccio per cercare di capire qual è la situazione, soprattutto come e se possiamo migliorare la vostra situazione o la loro situazione cercando di cancellare completamente tutta la massa debitoria. Lasciate un like a questo video, lasciate le vostre domande qui sotto, condividetelo perché potrebbe essere utile a tante persone che in questo momento hanno difficoltà e non vedono l'ora di essere aiutate.